RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. GR Dance, appuntamenti con il ballo e lo spettacolo nella capitale e nel Lazio. Ancora un ben ritrovato ai nostri ascoltatori per la nuova edizione del GR Dance. Apriamo il radiogiornale ampliando la notizia diffusa nell'edizione precedente e che sta sollevando diverse discussioni in tutto il mondo del ballo sportivo per il fatto che la FIBES dichiara di essere la fondatrice e proprietaria dei diritti e dei titoli per la social dance, ovvero i balli di gruppo. Al fine di effettuare ulteriore chiarezza e dissipare ogni dubbio nei radioascoltatori, vogliamo diffondere il comunicato ufficiale diramato dalla federazione nei propri siti ad alcuni enti di promozione sportiva e ad altri organi di informazione. Il comunicato attesta quanto segue. Al fine di tutelare l'opera di ingegno posta in essere, la FIBES, Federazione Italiana del Ballo Spettacolo, fondata e presieduta dal professor Peppino Colarusso, ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha provveduto alla registrazione della Social Dance, balli di gruppo, come FISDA, Federazione Italiana Social Dance, presso la sezione Opere Letterarie ed Arti Figurative della Società Italiana Autori ed Editori, SIAE, autorizzando la stessa a tutti i controlli di diritto. L'intento è stato quello di provare l'esistenza dell'opera con data certa, tutelandola dal plagio, e di riservarsi ogni diritto in merito alla promozione e organizzazione di manifestazioni, gare, campionati di social dance di ogni ordine e grado. La SIAE pertanto è stata autorizzata alla richiesta del nulla osta FISDA agli organizzatori di manifestazioni di social dance con eventuale facoltà di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo dell'opera. Il progetto di organizzazione e promozione della social dance sostenuto dalla FIBES ha condotto inoltre l'ente al riconoscimento da parte della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Napoli Partenope per la progettazione e gestione di corsi formativi nell'ambito di insegnamento di teoria, metodologia e didattica degli sport. I corsi saranno tenuti da esperti dell'ente ed organizzati presso l'Università Partenope attraverso insegnamenti teorico-pratici e si completeranno con il rilascio del diploma di maestro di social dance e di ballo spettacolo e la certificazione sul raggiungimento dei crediti formativi ottenuti, rilasciando così il primo titolo di maestro di ballo riconosciuto da una università statale. E dopo la lettura di questo comunicato ascoltiamo alcuni passaggi significativi di una nostra intervista recente realizzata al professor Colarusso in merito al delicato argomento. I balli di gruppo sono della FIBES e bisogna passare da Peppino Colarusso? Ma certamente, attraverso tutti i coordinamenti che teniamo sparsi per l'Italia, chiedere il nulla osta, la federazione concede il nulla osta, dimostrando e accertando che non vi siano assolutamente utilizzo errato del nulla osta, perché non si accetta assolutamente speculazioni, che ci siano degli utili per chi organizza, perché no, ma limitate e circoscritti, non speculativi, che molto spesso vediamo si pagano un sacco di soldi per partecipare a una manifestazione, ma stiamo scherzando, quelle sono manifestazioni di incontro sociale. E consigliamo chiunque, prima di organizzare gare per balli di gruppo con qualsivoglia denominazione, di chiedere informazioni alla FIBES presso la Segreteria Nazionale oppure a tutti i suoi coordinamenti regionali o provinciali. Il coordinatore Regione Lazio della FIBES, maestro Fabio Pedagna, ha ufficializzato per domenica 29 novembre 2015 la quinta edizione del Festival di Ballo e Spettacolo Città di Formia, che anche per quest'anno si svolgerà nella cittadina marinara in provincia di Latina, presso il Pala San Pietro. La competizione è aperta a tutti e prevede gare per balli in coppia e gare per balli in gruppo, inoltre per tutte le discipline e categorie. L'evento è diventato ormai nella zona come un punto di riferimento importante per il settore ed oltre ad ospitare personaggi della politica locale e dello sport, ancora una volta vedrà la partecipazione di una componente internazionale di ballo a cura dell'Accademia di Danza di Barcellona. Ascoltiamo il servizio. Senti, il festival del 29 novembre, sì. Che anno siamo arrivati? Quinto mi pare. Questo è il quinto anno. Pala San Pietro? Pala San Pietro.
E sì, quest'anno ancora arricchito da ospiti e quant'altro. E nelle prossime edizioni comunicheremo altre informazioni più dettagliate relative al Festival Città di Formia, che caratterizza la nota città del Golfo. Il coordinamento provinciale Roma della FIBES comunica che anche per la nuova edizione del prossimo campionato interregionale Lazio, che avrà inizio l'8 novembre prossimo a Palestrina in provincia di Roma con la prima giornata, continuerà la promozione che prevede iscrizione gratuita per i ballerini per le discipline per balli in coppia fino alla classe under 20 compresa. Inoltre è previsto un ulteriore sconto sull'iscrizione ai ballerini affiliati FIBES per i balli in squadra, che sarà applicato anche a tutti i quei club provenienti da fuori i confini del Lazio. Tutte le informazioni le trovate nel portale fibesroma.altervista.org. Rimaniamo ancora con la FIBES, sempre con il coordinamento di Roma, il quale ha deliberato che in occasione della competizione Coppa FIBES del 4 ottobre prossimo, integrata come primo memorial alla maestra Ines Alfarone, e vista la specificità dell'occasione, informa che tutti coloro che volessero presenziare al cerimoniale di apertura della gara per rendere omaggio alla compianta collega potranno accedere gratuitamente richiedendo accredito attraverso email a fibesroma@libero.it. La richiesta servirà per stilare la lista degli ospiti a carico della federazione. Il coordinamento Roma ringrazia tutti i colleghi e gli amici che si sono dimostrati sensibili a questa iniziativa. E cambiamo argomento, parliamo di sale da ballo. Per i ballerini della zona di Viterbo, la sala da ballo El Sichito comunica di aver chiuso la balera sita in via della Chimica e di essersi trasferita nelle vicinanze, sempre in zona Poggino e precisamente sulla via Cassia Nord, al primo piano sopra il market Eurospin, facilmente visibile dalla nota consolare. La nuova struttura ha comunque cambiato nome, che ora è diventato l'Oasi del Ballo. La serata di inaugurazione della nuova balera è prevista per sabato 19 settembre, salvo complicazioni dovute a ritardi per i lavori di allestimento. Pertanto, prima di recarsi sul posto, è consigliabile agli associati del club contattare la direzione. E rimaniamo in provincia di Viterbo e precisamente a Sutri, dove venerdì 25 settembre alle ore 21 presso il bar La Vella in viale Marconi ci sarà un concerto a cura del coro folcloristico Le Chiavi di Sol, diretto dal maestro Paolucci. Sarà un viaggio nel mondo della canzone italiana, toccando anche i periodi degli anni 60 e 70. E veniamo adesso all'appendice riservata alle sagre e alle feste di piazza. Anche quest'anno a Castel di Tora, un comune lacustre sulle rive del lago del Turano in provincia di Rieti, avrà luogo la sagra degli Stigliozzi, un tipico maccherone lavorato a mano e condito con prodotti tipici locali. I festeggiamenti si svolgono in genere la prima domenica di ottobre, ma potrebbe essere anticipata quest'anno anche all'ultima domenica di settembre, pertanto consigliamo di contattare il municipio del comune. Ed ora rivolgiamo uno sguardo al mese di ottobre, dove segnaliamo sabato 17 a Passo Scuro, una cittadina marinara del litorale a nord di Roma, presso lo stabilimento Arcobaleno, e in programma un tributo alle voci di Claudio Villa e Gabriella Ferri, a cura della band Riccardo Paolucci e Orietta Belloni. All'happening ci sarà la presenza di ospiti di rilievo che in qualche modo sono collegati agli artisti. L'ingresso è con cena. E con questa notizia termina l'edizione del Radio Giornale di oggi. Ricordiamo la nostra redazione aperta, alla quale si possono inviare comunicati stampa di eventi, spettacoli, gare di ballo, stage, sagre e feste di piazza e tutte le attività collegate, inviando materiale a cosedibballo@libero.it. Dopo il vaglio a cura della nostra redazione, i vostri comunicati saranno eventualmente pubblicati nel GR Dance. E ringraziandovi per i numerosi contatti raggiunti dalle edizioni precedenti del GR Dance e per averci seguito nell'edizione odierna, vi rimandiamo al prossimo bollettino, qui sempre su Radio Ballerina One e con le emittenti collegate. Abbiamo trasmesso GR Dance, appuntamenti con il ballo e lo spettacolo nella capitale e nel Lazio. Per inviare i comunicati stampa di eventi, indirizzare a cosediballo@libero.it. Questa è Radio Ballerina One, che si sappia in giro.